per essere al primo webinar di Sbilanciamoci a 2 giorni dalla presentazione del Fondo per la Ripresa della Commissione Europea. Non potevamo non parlare di Europa e lo facciamo con 4 economisti, li presento, siamo molto contenti di poterli ospitare. Sono Giovanni Dosi, che è professore di Economia Politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Mario Pianta, professore di politica economica alla Scuola Normale Superiore Firenze, Francesco Saraceno, direttore del Centro di Ricerca OFSE a Sciences Po a Parigi, e poi Anna Maria Simonazzi, che è professoressa di Economia Politica alla Sapienza di Roma. Io, prima di dare la parola ai relatori, dovevo dire 2 cose. La prima è che devo ringraziare il gruppo di Sbilanciamoci per il supporto tecnico ed aver permesso la realizzazione di questo primo webinar. E seconda cosa, ricordo a tutti che potete fare domande, anzi vi invitiamo a farlo nella sezione Q&A di Zoom, e visto che siamo anche in diretta Facebook, potete anche scrivere nella pagina di Sbilanciamoci nei commenti. Cominciamo subito. Faremo degli interventi di 15 minuti ciascuno per ciascun relatore e poi daremo spazio nell'ultima mezz'ora alle vostre domande. Cominciamo con Francesco Saraceno. Come detto, è direttore del Centro di Ricerca OFSE a Sciences Po a Parigi. Francesco è macroeconomista, esperto di questioni europee, ha scritto molto in questi mesi sull'Europa, sulle misure adottate. È autore di un libro, La scienza è inutile, pubblicato per Lewis University Press, che consiglio a tutti gli studenti di economia, ma non solo, però è particolarmente utile per loro. A Francesco chiederei di fare il punto sulle misure adottate dall'Europa. Siamo ormai a 3 mesi dall'inizio dell'epidemia, a quel primo focolaio a Codogno che poi ha sconvolto l'Europa. L'Europa ha fatto delle scelte, delle decisioni importanti, fino ovviamente ad arrivare all'ultima, quella di 2 giorni fa, il fondo per la ripresa, probabilmente, anzi senza probabilmente, lo strumento più innovativo. Il punto è: questo fondo, Francesco, ci permetterà di ci dà apre nuove opzioni di politica economica, e se è sufficiente per garantire la ripresa dell'Unione nei prossimi anni. Grazie, e a te la parola. Buonasera, grazie Matteo, grazie a tutti, grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui. Sì, mi è stato dato un quarto d'ora, quindi in un quarto d'ora farò una rapida, carrellata di quello che è stato fatto da marzo ad oggi dalle autorità europee, poi ovviamente dedicherò qualche minuto come dicevi tu Matteo, la cosa più innovativa che è il fondo, su cui immagino poi discuteremo molto perché sono le cose più interessanti e più recenti. Io devo dire che, contrariamente a quello che ho sempre fatto negli scorsi anni parlando di Europa, da marzo ad oggi sono più volte stato sorpreso in maniera positiva da quello che è successo a livello di risposta della crisi. Insomma, io non sono noto per essere un ottimista sulle questioni europee, eppure devo dire che per una volta, per esempio, se si guarda al confronto con quello che è successo nel 2008-2009, per una volta l'Europa è stata molto più rapida e molto più in qualche modo efficace di quanto non sia stata in passato. Però ci sono 2 fasi molto chiaramente distinte e che vanno ovviamente ben distinte per comprendersi. In primo luogo, evacuiamo subito la cosa che è meno controversa, perché credo che su questo siamo quasi tutti d'accordo, tranne forse qualche giudice tedesco, la BCE. La BCE ha immediatamente, appena iniziata la pandemia, aperto il suo ombrello e ha detto sostanzialmente, ha mandato il messaggio politico prima ancora che economico, che qualunque tipo di intervento degli stati membri che si rivelasse necessario per contrastare la pandemia, per sostenere l'economia nel periodo in cui era stata sostanzialmente congelata artificialmente per affrontare l'emergenza sanitaria, qualunque intervento sarebbe stato coperto dalla BCE tramite un acquisto eccezionale di titoli per 750 miliardi, questo famoso programma PEP, che sta per Pandemic Emergency Purchase Program, cioè un programma di acquisto di emergenza. E anche lì c'è una piccola innovazione, in realtà, non è vero che l'unica innovazione è il Recovery Fund, perché anche lì c'è una piccola innovazione, nel senso che la BCE ha fatto un piccolo passo avanti rispetto ai precedenti programmi, perché ha
sta applicando in queste settimane il programma in maniera cosiddetta flessibile, nel senso che non hanno la BCE, per far passare i suoi programmi di acquisto di titoli in passato, si era impegnata, una limitazione che si era autoimposta, si era impegnata ad avere una ripartizione di acquisti di titoli dei diversi paesi più o meno corrispondente al peso dei paesi nell'economia della zona euro. Sono le famosissime capital key di cui molti hanno sentito parlare probabilmente. E questo garantiva che in qualche modo non ci fossero acquisti di titoli sovrappesati di alcuni paesi e quindi che i paesi del nord si sentissero che la BCE stava monetizzando il debito dei pigroni del sud. E la BCE, quando ha introdotto questo programma, ha detto le capital keys non spariscono, ci sono ancora, però saranno in qualche modo rispettate solo all'arrivo, cioè solo alla fine del programma. Noi ci riserviamo il diritto, nel frattempo, di comprare titoli secondo le necessità, senza guardare le capital keys, salvo impegnarci a mantenerle invariate alla fine. Perché questo è importante? Perché molto probabilmente il programma PEP sarà esteso nel tempo, quindi possiamo immaginare che per qualche mese ancora, probabilmente anche un po' di più, per qualche trimestre ancora, la BCE comprerà titoli non sulla base delle quote preassegnate, ma sulla base delle necessità di tenere, per esempio, bassi gli spread. Quindi questo è un ombrello che la BCE ha aperto sui governi nazionali, che secondo me ha aperto quasi subito. C'è stata forse una gaffe di Christine Lagarde, che alla fin fine si è rivelata essere utile, perché Christine Lagarde ha fatto una gaffe nella sua prima conferenza stampa, e in qualche modo la BCE ha dovuto poi lanciare il cuore oltre l'ostacolo per far dimenticare la gaffe di Lagarde. Alcuni dicono addirittura che la cosa sia stata organizzata apposta, insomma, questo fantascienza non ci crediamo. Quindi questa è la prima cosa. La BCE ha in qualche modo veramente detto fate quello che volete, io vi garantisco che vi tengo bassi gli spread e vi do tutta la liquidità di cui avete bisogno per indebitarvi. In parallelo la Commissione ha anche dato agli Stati via libera, dicendo che per il momento il patto di stabilità, che è quello che limita deficit e debito dei Paesi membri, è sospeso, e che le regole sugli aiuti di Stato sono sospese, per cui se un Paese vuole aiutare un'impresa, un settore e così via, non deve aver paura che la Commissione lo accusi di falsare la concorrenza. C'è stata quella che io ho chiamato in più occasioni una specie di tana libera tutti, sostanzialmente. Fate quello che volete, l'Europa non vi metterà i bastoni tra le ruote e vi sostiene. Perché questo è importante? Perché noi non siamo gli Stati Uniti d'Europa, siamo un'unione di stati sovrani in cui la politica di bilancio rimane, come giusto che sia, dove c'è la responsabilità politica dei governi e quindi rimane all'interno degli stati nazionali, e quindi la cosa che era più importante e più urgente era che l'Unione Europea, in particolare le istituzioni della zona euro, dessero possibilità agli stati sulle cui spalle per forza di cose ricadeva la risposta all'emergenza della crisi di fare quello che volevano senza avere ostacoli da parte delle istituzioni europee. Per quello dico che io dal punto di vista di quello che è stato fatto nelle prime settimane della crisi non ho veramente nulla da rimproverare alle istituzioni europee. In parallelo poi sono state fatte fra Commissione, Eurogruppo e Consiglio, fra la fine di marzo e la metà di aprile, sono state introdotte delle altre innovazioni, degli altri strumenti, questi un po' meno innovativi in qualche modo per la loro natura, che però comunque sia non sono di importanza minore, sono circa 500 miliardi, quindi una cifra più o meno equivalente a quella del Recovery Fund, un po' inferiore a quella del Recovery Fund. E questi hanno preso la forma di, da un lato, un programma specifico introdotto dalla Commissione di prestiti agli Stati membri a tassi preferenziali per sostenere tutte le spese di sostegno del mercato del lavoro, che è stato venduto come finalmente la Cassa Integrazione Europea, finalmente la Solidarietà Europea. Nulla di tutto ciò, è un semplice programma di prestiti, però comunque sia, male non fa perché ne abbiamo bisogno in parecchi paesi. È stato introdotto una cosa di cui si è parlato poco, di cui io in realtà conosco anche poco i dettagli, introdotto una linea di credito della BEI, cioè della Banca Europea degli Investimenti, per sostenere le imprese in difficoltà con della liquidità, ma non ne conosco i dettagli, non l'ho studiata, quindi non vi saprei dire se questo passa per i governi o direttamente per le imprese, quindi su questo non mi esprimo, magari se ci sono domande più tardi vedremo.
E la terza cosa, il famoso o infame MES, di cui si è molto troppo discusso in Italia, che ha aperto questa linea di credito speciale o quanto no, questa cosa è stata molto dibattuta. Per fortuna il dibattito adesso è un po' andato in secondo piano, perché stava diventando, soprattutto da noi in Italia, anzi quasi soltanto da noi in Italia, un po' eccessivo. Quindi, sostanzialmente, due grosse cose. Primo, tana libera tutti per gli stati, per far sì che si possano indebitare quanto vogliono per sostenere l'economia. E secondo, un programma di prestiti di dimensioni ragguardevoli, anche se non enormi, per far sì che soprattutto gli stati che sono un po' più in difficoltà possano accedere a crediti a tassi un po' più bassi di quelli che hanno sul mercato. Il pacchetto di prestiti, in realtà, appunto, al di là delle polemiche sulle condizioni del MES, che esistenti o non esistenti, non è che sia dal punto di vista quantitativo una cosa spettacolare, perché in realtà, siccome sono prestiti, il vantaggio per uno Stato di accedere a questi prestiti è soltanto nella differenza fra il tasso che paga l'istituzione che gli presta e il tasso che paga i mercati. Con dei miei colleghi qui a Parigi avevamo fatto un calcolo che, prendendo i tre pacchetti, cioè BEI più MES più questo programma SURE, non so come si pronuncia, della Commissione, l'Italia avrebbe risparmiato meno dello 0,1% del PIL anno. Dopodiché, insomma, buttali via, ma non stiamo parlando di cose fondamentali. I Paesi membri hanno fatto tutti più o meno le stesse cose. Ovviamente le differenze istituzionali hanno spinto le soluzioni paese per paese erano diverse, perché le istituzioni sono diverse, ma fondamentalmente hanno inondato di liquidità e di sostegno, in particolare il sistema delle imprese, per cercare di tenerle in vita in attesa della riapertura. E arriviamo quindi sostanzialmente nella decisione dell'emergenza questo è quello che è stato fatto, e più o meno, ripeto, siamo ormai le controversie sono anche abbastanza chiuse. Poi c'è stato il dibattito che si è avviato in parallelo a queste misure d'emergenza sulla gestione del dopo. La gestione del dopo vuol dire come fare a sostenere una ripresa che comunque sia non sarà, come noi, molti di noi, io compreso, avevamo un po' sperato all'inizio, a V, cioè molto rapida, ma sarà una ripresa che comunque sia prenderà del tempo. Le stime continuano, cioè i dati per il 2020 continuano a peggiorare, quindi le stime saranno riviste al ribasso. Oggi Banca Italia, mi sembra che per noi Italia ho visto passare solo il titolo, non ho letto la relazione, ma insomma mi sembra che Banca Italia oggi abbia parlato di un meno 13%, quindi già rispetto alle stime del Fondo Monetario di un mese fa, che erano a meno 8, stiamo a 5 punti in meno di crescere nel 2020, e la ripresa del 2021 non compenserà per questa cosa, quindi ci sarà un danno, non dico permanente, ma di lunga durata di questa crisi, che forse era anche da prevedere. Siamo stati un po' ingenui e forse troppo ottimisti noi che speravamo in questa ripresa rapida. E quindi in questa seconda fase, in cui bisognerà rifar partire l'economia e cercare di recuperare il tempo perduto, si è innestato il dibattito sul fondo per la ripresa. Sapete che c'erano due scuole di pensiero molto diverse. Una scuola, la scuola che fin dall'inizio associava l'Italia, la Spagna, la Francia, alcuni altri paesi, che diceva che la Commissione, che l'Europa avrebbe dovuto mettere in campo una capacità di bilancio comune, indebitarsi diciamo in maniera congiunta con degli eurobond, chiamo dei titoli congiunti, e poi utilizzare questi titoli congiunti per sostenere la ripresa nei diversi paesi. E c'era invece chi diceva che bisognava continuare a sostenere la ripresa. Questi erano i paesi detti frugali del nord, in particolare sono i famosi quattro frugali, che sono i più accaniti su questa posizione, che sono la Danimarca, l'Olanda, la Svezia e l'Austria. Questi quattro paesi e più alcuni altri governi dicevano: no, bisogna semplicemente aumentare le dimensioni di quello che è stato fatto finora, continuare con la politica dei prestiti a tasso preferenziale, far passare la cosiddetta solidarietà europea per dei prestiti a tassi preferenziali, ma non per dei sussidi, perché ognuno deve essere responsabile di fronte ai suoi elettori delle proprie scelte, non può appoggiarsi sugli altri. Queste due scuole di pensiero si sono affrontate a lungo. La Commissione, da quello che so io, aveva iniziato a cercare di arbitrare fra queste due posizioni, creando una delle celebri perniciose macchine da guerra della Commissione, degli schemi estremamente complicati che sostanzialmente moltiplicano i pani e i pesci
creando degli effetti di leva pazzeschi a partire da molti pochi soldi. E poi c'è stato il punto di svolta che secondo me è stato fondamentale, che è la dichiarazione di Merkel e Macron della settimana scorsa, il 18 maggio, in cui Merkel e Macron si sono detti disposti ad appoggiare, hanno proposto addirittura che l'Europa invece che si indebitasse sui mercati e che trasferisse parte di questi soldi tramite i canali standard dell'Unione Europea, quindi fondi strutturali o altri programmi di spesa europei, trasferisse questi soldi ai paesi e quindi in qualche modo la Germania, che era stata molto silente nella fase iniziale del dibattito, non aveva preso posizione chiaramente contro i trasferimenti, ha passato un suo personale rubicone e si è allineata all'idea che ci dovesse essere un debito congiunto. Con tutte le ovviamente cautele del caso, questo strumento sarà temporaneo, in nessun modo configura un bilancio permanente di questo tipo dell'Unione Europea, ci sono tutta una serie di linee rosse che sono state messe lì e di cose invalicabili, di limiti invalicabili messi lì dalla Commissione, però rimane comunque sia, dalla Germania scusate, ma rimane comunque sia il fatto che la Germania si è detta disponibile a sostanzialmente mettere in comune una capacità di reperire risorse, una capacità di indebitarsi per poi trasferirle non secondo i contributi di ognuno, ma secondo le necessità di ognuno. E questo ovviamente è un cambiamento molto importante, tanto che sempre i rumors di corridoio e le pettegolezze di corridoio dicono che la Commissione ha rapidamente recuperato la proposta franco-tedesca ed è uscita fuori con la proposta di mercoledì di von der Leyen, che io ritengo essere, soprattutto in questa situazione, il meglio che si potesse avere, e ritengo che il meglio che si potesse avere per una volta non è poco, ma insomma per una volta è abbastanza, perché dal punto di vista filosofico, metodologico, in qualche modo appunto c'è questo principio per cui reagisce tutti insieme a uno shock esterno, e questa cosa implicherà dei trasferimenti da un paese all'altro a seconda di chi contribuisce e di chi ha più bisogno, e soprattutto si introduce per la prima volta un debito europeo significativo che potenzialmente in futuro potrebbe essere reso permanente. Il meccanismo, ve lo posso spiegare in due parole, poi lascio la parola ai miei colleghi, il meccanismo è che la Commissione sostanzialmente si indebiterà per circa 750, ci sono 1500 cose, io non ho letto tutta la proposta, in realtà ho letto soltanto le parti che mi interessavano di più, ci sono, comunque nella sua parte più importante, la Commissione si indebiterà per circa 750 miliardi, di questi 250 saranno programmi di prestiti come quelli che appunto che andranno ad aggiungersi a quelli che hanno ai 540 miliardi di cui parlavo prima, e poi sono questi famosi 500 miliardi che verranno rapidamente, cioè tra il 2021 e il 2024, quindi nell'arco di 4 anni, trasferiti ai paesi in base non al loro contributo, ma in base al loro bisogno, e il nostro paese, uno di quelli da questo punto di vista, ne beneficerebbe di più perché ha una crisi economica più violenta e ha avuto una crisi sanitaria più importante, e poi la Commissione stessa rinizierebbe a pagare dal 2028, sperabilmente in parte questo pagamento del debito a partire dal 2028 per 30 anni fino al 2058 si farà sulla base di risorse proprie, cioè la Commissione spera che da qui al 2028 riuscirà a introdurre qualche tassa europea, la web tax, una tassazione comune delle imprese, sapete che ci sono state le polemiche su Fiat, le multinazionali, cose molto, molto fondamentali e importanti che appunto forse la Commissione spera di poter usare questo momento di creatività per rilanciare alcuni di questi dossier che sono un po' impantanati da tanti anni, e quello che, ma comunque sia, al di là di quante risorse proprio riuscirà a sostenere, la Commissione chiederà agli Stati di contribuire un po' di più al bilancio europeo, perché tutta questa operazione passerà per il bilancio europeo, quindi dal 2028 in poi i paesi europei pagheranno qualche decimale di punto in più ogni anno di PIL, di contributi al bilancio europeo per lentamente ripagare il debito. Quindi non si tratta di un regalo, non si tratta di un regalo. Questa è una cosa che mi ha fatto impressione in questi 2 giorni, c'è stata una specie di si sono saldate delle posizioni, da un lato i rigoristi e dall'altro un certo tipo di sovranismo, diciamo, che hanno detto la Commissione non ci sta regalando nulla, questi soldi vanno ripagati. Io non ho mai visto, non capisco per quale motivo questa cosa crei scandalo o sorpresa. Anche quando si fa un mutuo in banca si ripaga, non è che se fai un mutuo in banca i soldi te li regalano.
Però ovviamente il profilo temporale è fondamentale, i soldi sono tanti oggi e vengono ripagati piano piano a partire dal 2028 per 30 anni. Quindi quanto ne pagheremo peraltro non lo sappiamo, perché quello dipenderà dalle allocazioni del bilancio a partire dal 2028, quindi tutti i numeri che si vedono oggi sono un po' ballerini. L'Italia alla fine della fiera pagherà su 30 anni un po' meno di quello che avrà ottenuto grazie a questi trasferimenti, ma anche i paesi che avranno che pagheranno, cioè anche i paesi che contribuiranno a questo sistema, come la Francia e la Germania, che pagheranno più di quello che avranno ottenuto, con questi avranno il vantaggio che oggi ottengono molti soldi e poi pagheranno lentamente dal 2028 in poi, quando le cose sperabilmente andranno meglio, e piccoli ammontari ogni anno. Quindi è un programma che secondo me è molto promettente. Bisogna vedere se tutto questo passerà il vaglio dei negoziati politici, ma da questo punto di vista il fatto che ovviamente la Germania in qualche modo sia un po' l'ispiratrice di questo programma mi lascia abbastanza tranquillo. Credo di aver esaurito più o meno il mio tempo, quindi mi fermo qui e aspetto il secondo giro. Grazie. Grazie a te, Francesco. Dunque, quindi erano due in realtà le innovazioni, direi. Il Recovery Fund sicuramente, ma anche la BCE. L'intervento della BCE che riduce. Sì, beh, la BCE se ne è parlato molto all'epoca, soprattutto fra gli economisti monetari. Questa cosa della flessibilità nelle capital key, cioè questa cosa che la BCE era un limite che si era autoimposta per far passare i programmi di quantitative easing in paesi che erano molto spaventati dall'idea che la BCE salvasse i paesi del sud. Quindi se l'era autoimposta questa cosa e l'ha parzialmente, temporaneamente sospesa anche lei, impegnandosi solo a risolvere la scadenza. E siccome però già si parla del fatto che questo programma sarà spinto in là nel tempo, questa scadenza potrebbe non arrivare mai o arrivare fra 3-4 anni, quando saremo a questo punto fuori dalla fase peggiore della crisi, e questo vuol dire che in questi pochi mesi effettivamente la BCE sta comprando molti più titoli italiani e spagnoli quanto non stia comprando titoli tedeschi rispetto a quello che dovrebbe in base a queste ripartizioni. Quindi questa è un'innovazione abbastanza importante. Se ne è un po' parlato, ma forse effettivamente hai ragione, meno di quanto se ne sarebbe dovuto parlare. Direi che le ultime dichiarazioni della Lagarde sull'aumentare anche le risorse a disposizione del programma PEP, che dicevi te, degli ultimi due giorni, fanno anche per sperare per il futuro. Anche la rappresentante tedesca nel board ha fatto capire che la BCE è pronta a aumentare, a tener conto degli spread. Grazie per il quadro complessivo. Quella di Visco del 13% era il suo scenario peggiore, quindi speriamo. Ho visto solo il titolo passare sul sito di Repubblica, credo. Quindi non, che lo... il quadro descritto era drammatico. Passerei a Giovanni Dosi, che è professore di economia politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi mesi è stato anche chiamato dal Presidente del Consiglio a far parte della task force per la gestione dei dati per far fronte all'emergenza coronavirus. A Giovanni chiederei di dirci la sua sull'Europa e anche poi di far riferimento alle questioni italiane. Arriveranno, diceva giustamente Francesco, molti soldi, si parla di 170 miliardi da prestiti e sussidi. Il problema sarà poi come spenderli e come far sì che possiamo ritornare in un sentiero di crescita che da troppo tempo abbiamo perso. Giovanni, a te la parola. Io vorrei fare qualche passo indietro, perché ovviamente l'impatto del coronavirus è enorme, però è l'impatto, il coronavirus per sé avrebbe avuto un impatto minimo economico. Non è la peste nera e non è la spagnola del 19. L'impatto ce l'hanno avuto le politiche di contenimento e di segregazione. In realtà, cinicamente, se uno avesse lasciato andare il coronavirus per i fatti suoi, ci avrebbe guadagnato l'INPS, perché sarebbe stata l'ecatombe degli anziani, punto a capo, con shock per l'economia molto basso. Sono state le risposte politiche di contenimento che hanno indotto uno shock enorme sia sulla domanda che sull'offerta. Io credo che
questo shock viene comunque in un'economia fragile, in un setup internazionale fragile e che non ci piace molto. Voglio dire, abbiamo avuto la crisi finanziaria del 2008, finanziaria che poi è diventata una crisi reale, dalla quale siamo usciti tentando di fare business as usual, di ritornare a business as usual in America, e con una politica assolutamente masochista invece in Europa di austerità quando era necessaria un'espansione sostenuta. Il mio timore è che le politiche attuali, rispetto per compensare appunto gli effetti negativi delle politiche coronavirus, vogliono fare lo stesso, cioè ritornare al business as usual. Mentre io credo che questa potrebbe essere l'occasione per cambiare abbastanza radicalmente l'assetto socio-economico della nostra economia, della nostra società. Io devo dire, io sono molto pessimista in questo, perché vedo, dice, prendiamo i soldi, Gualtieri che dice usiamo questi soldi per diminuire le tasse, ma siete diventati veramente matti. Usiamo questi soldi per fare degli ambiziosi progetti queste grandi mission finalmente nell'area della salute, dell'ambiente, della decarbonizzazione, sicuramente non per far pagare meno le tasse a chi se le può permettere. Per cui io direi che va assolutamente sottolineata la crucialità di questa biforcazione in cui ci troviamo. Per un attimo, come diceva Francesco, ci è stato detto tana liberi tutti. Usiamo questa libertà per riorientare l'assetto socio-economico. Mi vengono in mente tre cose. Uno, appunto, queste grandi mission che è urgente mettere in opera. Sul lato sanitario, la crisi del coronavirus ci ha mostrato i disastri dei tagli alla sanità pubblica. Abbiamo stati in Italia, in Francia, in Inghilterra, per non parlare degli Stati Uniti, in cui la sanità non è pubblica e in cui il migliore predittore del fatto che se vivi o se muori di coronavirus è il tuo reddito e il colore della tua pelle. Io credo che una prima area di dove spendere questi soldi qui è rafforzamento del sistema sanitario pubblico. Io credo che dobbiamo ridurre i sussidi alle cliniche private, invece, che non sono state neanche capaci di dare una mano al pubblico nei momenti di emergenza. O se l'hanno dato, l'hanno dato a caro prezzo in maniera molto pelosa. Dobbiamo assolutamente fare dei grossi progetti di ricerca nell'area della sanità concernenti essenzialmente tre cose. Uno, questo è la colpa immediata, i vaccini. Due, gli antibatterici
perché avremo crescentemente una quantità di batteri antibiotico resistenti. Tre, le immunoterapie oncologiche. Queste sono le tre aree in cui è necessario stabilire, inventarsi delle mission. Io credo che questa crisi mostra anche la debolezza di un assetto, dell'assetto della ricerca, del rapporto tra pubblico e privato nella ricerca farmacologica. Io credo, e non sono il solo a crederlo, che bisogna, c'è Stiglitz, c'è persino Soros, che bisogna allungare l'intervento dello Stato fino al livello del testing dei nuovi medicamenti. In questa maniera qui, ovviamente, si toglie da Big Pharma la capacità di decidere i tassi e le direzioni di sviluppo dei nuovi farmaci, perché è il pubblico che le fa. È assolutamente inaccettabile che un mese fa non si trovi, indipendentemente dalla sua efficacia, ma che non si trovasse la clorochina e non ci fossero neanche piani per farla produrre l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze. Se abbiamo detto una guerra con il coronavirus, una guerra, le guerre sono cose troppo importanti da lasciare al mercato. Le guerre vanno fatte pianificate. Ecco, io credo che quella che forse si sta già trasformando in un'occasione mancata è poteva la crisi sul lato del lavoro poteva essere, potrebbe ancora essere, un'occasione per ridurre l'orario di lavoro. Se la gente, dovendo rafforzare misure di sicurezza, la gente lavora con maggiore disagio, è molto ragionevole pensare a una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro. Noi l'abbiamo proposto come task force, la cosa è stata ripresa dall'ANSA e ha avuto mezza giornata di visibilità, è intervenuta la Confindustria anche dando ordini ai giornali di sputanarci, e poi non se ne è più parlato. Io credo che questa sia una cosa fondamentale, invece, e assieme all'introduzione di forme di reddito universali, forme di sostegno del reddito universali, e assieme a un salario minimo concordato con i sindacati, però implementato per legge. Cioè, le crisi del coronavirus potrebbe essere, ma mi sembra che la cosa viene sottovalutata, un'occasione per, sto ripetendomi, per biforcare, diciamo così, il corso dello sviluppo. E ci sono anche i soldi, perché ci sono i soldi, sia, diceva prima Francesco, sia quelli che derivano dal fatto che la BCE compra i nostri titoli, sia dei nuovi soldi che vengono dal Recovery Fund. Bisogna, anziché dire allora abbiamo i soldi, abbassiamo le tasse, no, secondo me le tasse vanno nei bracket alti, vanno aumentate. Ricordatevi, la riforma Visentini 1973-74 c'aveva l'aliquota marginale al 73%, che mi sembra assolutamente ragionevole.
Bisogna aumentare enormemente la quota esente, perché 8.000 euro sono niente, e aumentare, cioè riscaglionare le aliquote aumentando gli scaglioni, mentre invece sembra quasi che ci sia l'unanimità, dice riduciamo gli scaglioni. La riduzione degli scaglioni è sempre un regalo ai ricchi. Più alto è il numero di scaglioni, e più redistributiva è la tassazione. Io credo che bisogna aprire un dibattito, più che un dibattito, ma bisogna insistere per usare questa window of opportunity come un'occasione anche per cambiare i rapporti tra pubblico e privato. Abbiamo visto il disastro dell'estensione, diciamo così, del privato e del mercato in ambiti che non dovrebbero essere del privato e del mercato, dalla sanità all'educazione alla ricerca. Bisogna evitare appunto il business as usual. C'è un'altra cosa invece che assolutamente preoccupante che è emersa in questa crisi e che è la maniera molto facile in cui in quasi tutti i paesi occidentali si sono ristrette le libertà civili, le libertà di movimento della gente. Io credo che sia pericolosissimo. La libertà e la salute sono due beni primari costituzionalmente garantiti, ma non è che la salute domini sulla libertà. Io credo che in Italia specialmente siete ai tamponi che non si trovavano, ai reagenti che non c'erano, si è tentato di sostituire l'esercito. E mi preoccupa e mi addolora molto il fatto che buona parte degli italiani hanno ritenuto questa cosa assolutamente normale e anche dovuta. Mi sembra che in questa biforcazione stiamo prendendo la strada sbagliata, che è la strada di business as usual a livello economico e un aumento del controllo sociale, il modello cinese, diciamo. Bisogna parlarne. Io sono assolutamente contrario al modello cinese di controllo. Ho addirittura dei dubbi sull'uso di meccanismi di tracciamento se non le informazioni vengono distrutte dopo 15 giorni, 20 giorni, ma l'interferenza dello Stato nella vita dei cittadini, di cui il coronavirus sono state le prove generali, a me preoccupa molto. Riassumendo, in questa disgrazia abbiamo un'occasione o per approfondire un regime profondamente disuguale nella distribuzione del potere e della ricchezza dei redditi, come quello che si è evoluto in epoche recenti, oppure cambiare radicalmente. Questa, secondo me, dovrebbe essere l'oggetto fondamentale della discussione. Non tanto i soldi e dove vengono. I soldi ci sono. Ovviamente non... Prima ne parlava Francesco. Ovviamente non possiamo andare a prendere i soldi se proprio non dobbiamo, da fonti come il MES, in cui è un po' come dire farci ricoverare tutti a San Patrignano, ma se è possibile no. Però i soldi ci sono, il problema è
com'è che li spendiamo e come più in generale ricostruiamo una casa un po' più accettabile di quella che abbiamo ereditato dal pre-Covid. Credo di aver esaurito il mio tempo. Perfetto, grazie. Dunque, quindi hai già riassunto tema, direi i punti sono due: l'esigenza di cambiare il modello di sviluppo e soprattutto capire come cambiare i rapporti fra pubblico e privato, e poi come spendere i soldi che ci sono e quali misure adottare, perché poi la scelta che faremo avrà un impatto sul processo di sviluppo futuro. Invece chiederei ad Anna Simonazzi, che è professoressa di economia politica alla Sapienza di Roma e che il suo ultimo libro è Un'unione divisiva, scritto con Giuseppe Celi, Dario Guarascio e Andrea Ginzburg e pubblicato dal Mulino. Proprio a partire dal libro gli chiederei se le misure adottate dall'Europa sono, diciamo, sufficienti a riequilibrare, a ribilanciare quei divari strutturali di cui voi parlate nel libro, di vari strutturali territoriali, disuguaglianze sociali ed economiche. Questo sicuramente è un punto da aggiungere al dibattito rispetto a quello che ha detto Francesco e ai vari spunti offerti da Giovanni Dosi. A te la parola, Anna Maria. Il microfono, Anna Maria, scusami. Ecco. Buonasera a tutti, grazie. Vorrei innanzitutto ricollegarmi brevemente a quello che ha detto Francesco. Risposte positive, ha detto. Bene, così positive che si è cominciato a parlare di un Hamiltonian moment. No? Hamilton era riuscito a mutualizzare i debiti accumulati dai 13 paesi degli 13 stati americani durante la guerra di indipendenza in un unico titolo. Ecco, io credo che non siamo ancora in questo momento hamiltoniano, per le ragioni che ha avanzato anche in parte Francesco, però penso che sebbene manchi una politica fiscale comune, sebbene non si sia ottenuto con questo il superamento della separazione fra politica fiscale e politica monetaria, che nel libro noi spieghiamo come sia stato uno dei principali punti di debolezza poi della costruzione dell'Unione Monetaria Europea, e però, come diceva Francesco, un piccolo passo avanti, un segnale che qualcosa sta cambiando. E allora io vorrei cercare di interpretare, alla luce di questa divisione tra nord e sud e alla luce degli aspetti strutturali di queste economie, una di queste risposte positive, le ragioni dell'accordo Macron-Merkel. E io lo interpreterei come una esigenza di contrastare un danno emergente e un lucro cessante. Danno emergente è quello dell'economia francese. L'economia francese non sta bene, non stava bene prima del coronavirus e è in grande affanno anche adesso. E l'attivismo di Macron nel tentativo di prima di avvicinarsi ai paesi del sud per chiedere a gran voce una mutualizzazione almeno delle spese per il coronavirus, e adesso questo avvicinamento con la Merkel, sono un'indicazione della difficoltà in cui si trova l'economia francese, credo. Adesso io non ho visto le previsioni della Banca d'Italia, però insomma in tutte le previsioni che ho visto sulla caduta del GDP, del PIL francese e italiano, questi stavano grossomodo appaiati. Quindi insomma l'economia italiana non sta bene, ma neanche quella francese sta bene. Quindi questa è una risposta, un tentativo di mettere insieme le forze. Ma anche la Germania, secondo me, in questa giravolta, diciamo, che ha fatto la Merkel, sta a indicare che anche per la Germania si prospettano, dalla caduta, dal possibile crollo
dell'euro si potrebbero prospettare grossi problemi. La Germania è stata la principale beneficiaria della costruzione dell'euro. Questo lo dicono ormai tutti gli studi. C'è uno studio anche del Center for European Policy di Friburgo, Germania, che dice che appunto che Olanda, Germania innanzitutto, e Olanda sono i principali beneficiari, Italia e Francia tra i principali perdenti della costruzione dell'euro. Ecco, e allora questa, in questa luce si possono interpretare anche le dichiarazioni della Merkel, che per esempio al Parlamento tedesco avrebbe detto non è nell'interesse di nessuno che solo la Germania sia forte dopo la crisi, e ha aggiunto anche che è essenziale per la Germania, in quanto nazione esportatrice, che anche i suoi partner dell'Unione Europea facciano bene, cioè stiano in salute. Ecco, allora io credo che questo sia un po' anche un modo per vedere non solo a questi aiuti che arriveranno, ma è importante vedere anche come questi aiuti verranno utilizzati e vederli anche alla luce di quello che la crisi economica indotta da questo coronavirus comporterà in termini di ristrutturazione delle varie economie e dei rapporti di forza fra le varie economie. Sappiamo che prima del coronavirus c'era già in atto una tendenza sia nel commercio internazionale, che stava declinando anche a causa di un protezionismo crescente degli Stati Uniti, il rallentamento cinese, l'accorciamento che già era iniziato nelle catene del valore globale, la Brexit. Tutti questi fattori di crisi sono stati enormemente accelerati dal coronavirus, e allora abbiamo avuto un aumento della spinta verso l'autosufficienza nella produzione, non solo per i beni connessi con la salute. Ci sono state tendenze o richieste di reshoring, c'è stata una tendenza ad accentuare il ruolo del mercato interno rispetto ai mercati internazionali. Questo però pone problemi alla Germania, alla piattaforma produttiva tedesca, che è così sproporzionatamente orientata all'esportazione e dipendente dalle importazioni di beni intermedi, che si trova vulnerabile in questo capovolgimento veramente drammatico dei rapporti di forza, delle relazioni commerciali internazionali. E allora noi ci dobbiamo chiedere quali potrebbero essere le conseguenze di una Germania nuovamente costretta entro i confini del mercato europeo. Perché sappiamo che la storia europea ci ha insegnato che i surplus tedeschi sono dannosi per il sud dell'Eurozona. E allora come convivere con un elefante che ancora una volta deve stare confinato dentro il mercato comune europeo? Ecco, io credo che allora, se noi guardiamo alla debolezza della Francia e alla forza problematica della struttura produttiva tedesca, possiamo capire come per entrambi ci sia stato un forte interesse a evitare il crollo dell'euro e come potessero essere molto preoccupati dalle indagini che mostravano come fosse crescente anche in Italia l'euroscetticismo. Allora, io credo che stiamo davvero in un Hamiltonian moment, ma non quel Hamilton che guardava alla messa in comune dei debiti, bensì al Hamilton che aveva sviluppato la teoria dell'industria nascente come un argomento a favore della protezione, del protezionismo. Nel suo libro Report on Manufactures del 1790, Hamilton sostiene che lo sviluppo della base industriale in un paese in ritardo, come per esempio l'Italia, la Spagna, rispetto al core, ai paesi nordici, è impossibile senza la protezione delle industrie nascenti, finché almeno queste non abbiano raggiunto un'economia di scala necessaria per renderle competitive. Ecco, questo argomento è stato poi ripreso da un tedesco, Friedrich List, nel suo libro del 1843, The National System of Political Economy,
E questo libro era una contestazione dell'argomento dell'Inghilterra, che era allora il principale paese industrializzato, no? A favore del libero scambio. E diceva List, non solo l'Inghilterra aveva raggiunto la supremazia economica attraverso politiche protezionistiche, tariffe e sussidi, ma, osservava List, è un espediente intelligente molto comune che quando qualcuno ha raggiunto l'apice della grandezza, getta via la scala con cui è salito al fine di privare gli altri dei mezzi per arrampicarsi dietro di lui. Il famoso kicking of the ladder, calciare via la scala, che poi è stata ripresa anche recentemente da uno studioso coreano. Ecco, io credo che se noi guardiamo a questi aspetti, quindi ai problemi che si porranno sia per il paese egemone della nostra area, cioè la Germania, e i suoi satelliti, e ai paesi del sud in termini di ristrutturazione dell'economia, della capacità produttiva, e cosa questo comporta per i paesi che sono i paesi leader e per i paesi che invece arrancano cercando di non essere soffocati da questa battaglia ineguale. Io credo che anche questo sia un modo di vedere anche a come questa marea di soldi, che speriamo arriverà poi anche ai paesi del sud, debba essere utilizzata e interpretata. E io credo che questa chiave di lettura possa anche farci sperare che alla fine i quattro paesi frugali e anche i paesi dell'est, che non sono affatto più favorevoli a questa generosità nei confronti del sud, che loro vedono come un modo in cui vengono portati via soldi a loro. Ecco, questo forse è anche un modo per vedere come questi potrebbero essere portati a essere favorevoli. Cioè i paesi dell'est, per esempio, potrebbero cooperare una volta che se si è dimostrato che, una volta che abbiano dimostrato al loro elettorato una certa fermezza di facciata, perché si potrebbe prospettare per loro l'opportunità di esportare i beni capitali che sarebbero richiesti dagli investimenti finanziati con il piano dell'Unione Europea verso i paesi più colpiti dalla crisi. E anche i quattro frugali potrebbero essere interessati a partecipare al banchetto, per esempio, se si fanno investimenti nel 5G, la Nokia, l'Ericsson, quindi Finlandia, Svezia, potrebbero essere in primo piano e potrebbero dunque esercitare qualche pressione sui loro governi per avere qualche parte nella cosa. La Danimarca è il più grande esportatore mondiale di turbine eoliche e la green economy è un punto essenziale, quindi anche la Danimarca potrebbe avere un certo interesse. Si capisce l'enfasi di Merkel e anche di Macron sulla mobilità innovativa in termini degli interessi che loro hanno per l'industria automobilistica. E perfino gli arcigni olandesi potrebbero avere qualche interesse che devono rimettere in sesto la KLM e anche risistemare l'aeroporto di Schiphol. Allora, questo potrebbe essere una chiave di lettura che cerca di vedere i finanziamenti in un'ottica di ristrutturazione dell'economia europea. E allora in quest'ottica diventa importante ritornare a Hamilton e dire come evitare che questa ristrutturazione si traduca ancora una volta in una crescita della divergenza fra nord e sud. Io credo che la differenza è fatta da due elementi. Uno è la differenza nella potenza di fuoco di ciascun paese e due è fondamentalmente in come si usano i soldi. Non possiamo più permetterci di spenderli male, io credo. La potenza di fuoco è chiara, per ragioni di tempo vado veloce. Per esempio, un solo esempio, la Commissione Europea ha sospeso il divieto degli aiuti di Stato, per cui
tutti i paesi hanno potuto cominciare ad aiutare le loro imprese. Allora, mentre la Germania rappresenta circa un quarto del PIL dell'Europa, dell'Unione Europea, conta per oltre la metà, 52%, degli aiuti di Stato approvati dall'esecutivo dell'Unione Europea. Francia e Italia rappresentano ciascuno il 17%. È chiaro che qui la capacità di pagare, di mettere soldi, la profondità delle tasche di ciascun paese ha un elemento importantissimo nel determinare poi se si riesce ad aiutare la propria industria oppure no. E quindi diventa importante che questi soldi che ci arrivano vengano spesi bene. E qui 2 minuti soltanto per concentrarmi su quest'ultimo punto che secondo me è fondamentale. Il ruolo dello Stato, che è già stato sollevato, mi sembra, è trattato da Giovanni, e che come si fa, come si deve fare? Io qui non ho la risposta a questa domanda. Io credo che si debba però andare in questa direzione, studiare come non buttare via i soldi, come non buttare via questa occasione. E io credo che i decreti Cura Italia, liquidità, rilancio, hanno mostrato tutta la carenza programmatrice del nostro governo. Non solo questo, ma anche quelli precedenti. E questo giudizio, badate, è condiviso anche da istituzioni ufficiali, il CNEL, la Corte dei Conti, che pur in maniera molto garbata hanno sollevato questo problema. Tanto breve periodo, ma e poi quando avremo finito i soldi e saremo ancora nella crisi, cosa facciamo? Quindi trattare congiuntamente le misure di breve, ma usare in maniera tale da creare le premesse per una ripresa, per una ristrutturazione. E qui quindi è stata denunciata la mancanza di selettività. Forse molte grandi imprese non avevano bisogno di avere questi aiuti di liquidità, possono accedere al mercato. L'assenza di condizioni nella concessione di aiuti e sovvenzioni. Guardate, qui si apre un problema serio con l'automobile, perché la FCA sta entrando in una fusione con la Peugeot. La Peugeot ha una partecipazione statale. Abbiamo già visto cosa succede con la Nissan e la Renault. La Nissan ha chiuso la Spagna, la Renault non si sa cosa farà. Però, insomma, c'è un'attenzione, mi sembra, molto diversa tra il governo francese per quanto riguarda l'industria automobilistica francese e gli interessi francesi e il governo italiano e gli interessi italiani. Ecco, ma se allora quali sono i punti su cui si potrebbe guardare? Ma per esempio, quale ruolo possiamo dare alle imprese pubbliche? Abbiamo una enorme quantità di imprese pubbliche in settori che sono considerati di punta, importanti. L'Enel Open Fiber Eterna nelle reti, Eni Saipem nell'energia e nella chimica verde, le Poste nel digitale, la Leonardo nelle alte tecnologie, potremmo andare avanti. Dobbiamo avere un'idea, dobbiamo avere un programma. Piano sembra ancora una brutta parola, abbiamo sdoganato la politica industriale, forse ancora il piano no, ma abbiamo bisogno di dare un indirizzo al paese e anche alle imprese, in modo che sappiano dove poter investire. Quali politiche industriali pensiamo si debbano fare per le catene del valore e per il reshoring, per esempio? Quale divisione del lavoro pensiamo nella nuova re-regionalizzazione del commercio internazionale? Come, per esempio, possiamo trattenere i talenti che formiamo e che vanno ad arricchire poi i centri di ricerca stranieri? Avete visto nel caso del Covid quanti esperti italiani che stanno nei centri di ricerca americani e negli altri paesi che vengono intervistati nelle nostre televisioni? Questi sono soldi che noi abbiamo speso per formarli e che poi vengono passati pari pari agli altri paesi. Ma soprattutto, quale politica per il Sud? Noi non possiamo continuare a vivere in due pezzi separati così forti. Perché i fondi strutturali impegnati non sono mai spesi? Vengono richiesti, vengono programmati e non spesi. Questo è un altro spreco. Continuiamo a chiedere soldi all'Unione Europea e non riusciamo a spendere quelli che abbiamo. Ecco, e infine, come diceva Giovanni, una ridefinizione
della tassazione, ma anche una lotta seria all'evasione. Ecco, io credo che se non si prepara un programma, saremo condannati sempre ad andare a pietire alla Commissione europea, alla Germania, alla Francia, ma questo non ci aiuterà a colmare il divario con questi paesi. Grazie. Grazie Anna Maria Simonazzi per averci introdotto in alcuni aspetti più strutturali rispetto alla produzione. Anna Maria, una domanda semplice. Quando parli di capacità produttiva nazionale, ma pensi anche a capacità produttiva integrata fra i paesi europei? Cioè pensi anche alla possibilità di Airbus, cioè provare a fare produzioni comuni, oppure hai fatto esempi sicuramente nazionali, ma volevo capire... Si possono anche fare progetti integrati. Ci sono alcuni settori, ricerca di settori innovativi, in cui è impensabile avere una specializzazione nazionale. L'unico problema è che non dovremmo essere, come nell'Airbus, relegati a fare la cosa di minor valore aggiunto. Dovremmo partecipare anche a livello europeo ai progetti. Per esempio... anche la BEI, che avrà dei progetti, che finanzierà dei progetti integrati, lo Juncker Plan, che è stato un po' un fallimento, però laddove ci sono delle idee da sviluppare a livello europeo, dobbiamo andarci, dobbiamo esserci e dobbiamo far valere anche le nostre competenze nazionali, credo. Ottimo, grazie. Cioè, hai anche mostrato un po' le ragioni, quelle che sono dietro alla svolta del governo francese e tedesco, sicuramente fondamentale quella dichiarazione del 18 maggio della loro proposta di fondo per la ripresa. Ottimo, concludiamo questo giro con Mario Pianta. Io vi ricordo che potete fare domande, ho visto che già state facendo sulla sezione Q&A, anche su Facebook, poi dopo ci sarà un giro di risposte, ovviamente anche di interlocuzione fra i panelist. Mario Pianta è professore di politica economica alla Scuola Normale Superiore, sede di Firenze, classe di scienze politiche e sociali, ed è tra i fondatori della campagna Sbilanciamoci. A Mario chiederei un po' di tirare le fila del discorso e... con Sbilanciamoci già nel 2011, hai curato insieme a Rossana Rossanda due volumi sulla crisi, allora la crisi del debito sovrano, si chiamavano La rotta d'Europa, in cui c'erano già in realtà questi temi, questi aspetti. Ti chiederei un po' di legare le due questioni e di poi dire la tua sull'Europa e sull'Italia. Grazie. Grazie Matteo, grazie a Sbilanciamoci, grazie alle 150 persone che mi dicono che ci stanno seguendo su Zoom e Facebook e grazie per questa occasione di discussione che mi sembra copra molto bene la varietà e la complessità delle questioni. Io mi concentro su due punti, uno la politica, due il che fare. La politica innanzitutto, rispetto al dibattito e agli errori dell'Europa dal Trattato di Maastricht del 92 fino ai disastri di come è stata gestita la crisi del 2008 e la crisi del debito della Grecia e le politiche di austerità, siamo veramente ad una svolta politica importante, che ha quelle ragioni complesse, articolate, quelle sfumature e quelle incertezze e quell'inerzia che è stata segnalata prima, ma non si capisce, secondo me, la fase di adesso se non la interpretiamo come una nostra vittoria politica fondamentale. Perché abbiamo detto per decenni che un'Europa senza politica fiscale non poteva stare in piedi e questa è la nascita di una politica fiscale europea, ancora zoppa, ancora limitata, ancora troppo piccola, ma è chiaro che si sta giocando una partita completamente nuova. Non possiamo giocare questa partita su un terreno nuovo pensando di stare in una vecchia schema, ancora lo schema dell'austerità e di Maastricht, perché Maastricht non c'è più, il libera tutti vuol dire che per un po', non si sa per quanto, abbiamo una finestra formazione di un assetto di una nuova costituzione economica italiana ed europea che oggi come oggi ci permette di spendere quando vogliamo, di non avere limiti di indebitamento, di intervenire nell'economia con la politica per quello che siamo capaci di fare e di ridisegnare i rapporti tra i soggetti europei.
Ovviamente, quindi c'è un grosso spazio politico, e questa è una vittoria politica di chi ha criticato il modello neoliberista fondato sulla finanza dell'Europa, però ci deve essere una capacità politica di gestire questi conflitti su questo nuovo terreno e di non solo superare le resistenze dei paesi più conservatori del Nord Europa, ma di ridisegnare in pratica le modalità con cui la quantità e la qualità dell'intervento in campo fiscale europeo sarà realizzato. Quindi gli elementi fondamentali sono, molto schematicamente, abbiamo gli eurobond in una forma limitata, parziale, ma ce li abbiamo, e quindi c'è una proposta fondamentale che è stata avanzata da 30 anni, che finalmente passa, e che introduce la cosa fondamentale degli eurobond, e che c'è una responsabilità comune sul debito, cioè una mutualizzazione della responsabilità dal punto di vista della raccolta di risorse, e quindi una responsabilità comune su come anche vengono spese. Secondo aspetto, questa roba a livello europeo, questo ce lo dicono i nostri amici a Bruxelles, mette in moto una cosa molto positiva, che è il fatto che l'Unione Europea si pone il problema di avere risorse proprie, e queste risorse proprie, come già stato accennato, vanno in altre direzioni su cui noi da decenni abbiamo insistito, cioè far pagare le multinazionali senza i paradisi fiscali interni all'Europa, far pagare una carbon tax sulle importazioni ad alta intensità di carbono e introdurre una web tax sui monopoli digitali, che sono lo scandalo più scandaloso dell'economia mondiale di oggi. Terzo punto, abbiamo ovviamente dei nodi irrisolti. Il nodo irrisolto fondamentale, come sviluppa il punto che diceva Anna Maria, cioè la mancata matrimonio tra politica monetaria e politica fiscale. Cioè è chiaro che questi eurobond dovrebbero essere comprati direttamente dalla Banca Centrale Europea, che sta stampando monete e non sa cosa farci, va a comprare i titoli sui mercati secondari da tutte le parti. Bisogna assolutamente trovare le modalità, se c'è una massa critica di volontà politica e di rapporti di forza su questo terreno, per riaprire un canale diretto e usare le risorse finanziarie della Banca Centrale Europea, che sono state messe in campo in modo molto, diciamo, generoso, ma sono andate dal 2008 ad oggi, o meglio, non dal 2008, perché gli americani hanno cominciato subito dopo la crisi, l'Europa ci è voluto che arrivasse Draghi con il whatever it takes, per una politica monetaria realmente espansiva, e però quella politica monetaria della Banca Centrale Europea, in assenza di una politica fiscale europea, è andata soltanto ad alimentare la finanza, i bilanci delle banche e le bolle speculative di tipo finanziario. Quindi ricostruire un asse che colleghi direttamente la creazione di moneta con la spesa per investimenti e ricostruzione di un modello di sviluppo sostenibile e tecnologicamente avanzato, come avete già detto, diventa una sfida centrale. Su questo è ancora tutto da fare, perché queste sono trasformazioni istituzionali un po' più complicate e richiedono dei cambiamenti anche nelle modalità di funzionamento delle istituzioni europee. Altri due elementi importanti del modo con cui la proposta europea è venuta fuori è che c'è un forte collegamento con il modello di cambiamento verso la sostenibilità, con il Green New Deal europeo, cioè tra i vincoli, tra i criteri per l'utilizzo del fondo per la ripresa europea, e in modo molto esplicito è sottolineato il fatto che non si possono ricostruire raffinerie e centrali a carbone con queste risorse, e quindi la qualità della traiettoria dal punto di vista della sostenibilità ambientale, per quanto riguarda le prospettive di cambiamento strutturale del sistema europeo, può andare avanti. E poi c'è un'attenzione agli elementi alle tecnologie digitali e alle tecnologie più avanzate. In un certo senso, quindi, non ci sono più scuse per il nostro paese da questo punto di vista. Non possiamo più dire oggi l'Europa non ci lascia fare le cose. Dobbiamo quindi avere, vedo che alcuni partecipanti chiedono, ma cosa vuol dire, come diceva Dosi, i soldi ci sono? Vuol dire che abbiamo oggi le risorse disponibili, sia come risorse nazionali attraverso la spesa in deficit che sta facendo il governo italiano con i decreti che sono stati fino adesso introdotti, che aumentano il deficit e che richiedono un finanziamento attraverso il debito pubblico nazionale italiano,
che non è più limitato dai parametri precedenti del patto di stabilità e crescita. E in più abbiamo questi 170 miliardi che probabilmente arriveranno dall'Europa in queste forme, e abbiamo altri margini finanziari per poter fare un programma di spesa adeguato alla crisi. Ricordiamoci che sostanzialmente quasi tutti i paesi grossi, Giappone, Stati Uniti, Germania, hanno un programma di intervento che ha un ammontare tra il 10 e il 15% del PIL per affrontare l'emergenza della crisi, tra spesa diretta e garanzie alle imprese di fronte alle difficoltà che le imprese incontrano su queste cose. E quindi abbiamo una crisi che, se l'economia si ferma per 2 mesi, naturalmente abbiamo una caduta del PIL dell'ordine di grandezza del 10% di cui si è parlato. Quindi stiamo di fronte ad una caduta estremamente pesante che richiede ammontari estremamente significativi per intervenire ad affrontarli. Da questo punto di vista, il punto fondamentale è qual è il dibattito, quali sono i riferimenti, i punti cardinali di un nuovo dibattito sulle priorità e sul nuovo modello di sviluppo. Ce l'abbiamo scritti buona parte nella Costituzione e ce l'abbiamo scritti nella gravità dei problemi degli ultimi 30 anni, segnati da privatizzazioni, finanziarizzazione, aumento esponenziale delle disuguaglianze, caduta della capacità dell'economia di integrare parti crescenti della popolazione, i 14.000 cervelli italiani che fanno i ricercatori all'estero. Ne abbiamo qui uno, Francesco Saraceno, che sta a Parigi, che è rappresentativo della quantità e qualità dei nostri colleghi che hanno dovuto trasferirsi all'estero. Abbiamo una esigenza di sviluppare nuove capacità di politiche che sia per dare risposta a queste esigenze. Qui abbiamo sostanzialmente 2 terreni di politica nuova che la crisi legata all'epidemia ci mette all'ordine del giorno. Il primo ovviamente è la politica di welfare, e l'ha già detto Giovanni Dosi sulla questione della sanità. Abbiamo una caduta enorme della spesa pubblica e del modello di sanità pubblica universale come diritto dei cittadini, al di fuori delle logiche di mercato, indipendentemente dalle loro capacità di spesa. Gli studi dei sociologi e degli epidemiologi ci dicono che le disuguaglianze di salute sono aumentate in modo drammatico anche in Italia, non sono così drammatiche come negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, in cui i divari di aspettativa di vita tra i ricchi e i poveri si misura in più di 10 anni. In Italia però abbiamo diversi anni di differenza tra i tassi di mortalità dei più ricchi e dei più poveri. Abbiamo quindi un problema di rovesciare una logica privatistica individualizzata della sanità e ricostruire una capacità di sanità pubblica universalista con una forte dimensione territoriale e di prevenzione che riparta, diciamo, da un punto fermo e importante dell'acquisizione del welfare italiano, che è stata la riforma sanitaria, come è stata costruita nel 78 e che affermava questa natura della salute come diritto da proteggere in questo modo qua. Secondo aspetto, quindi diciamo all'interno di questi margini che la politica monetaria e la politica fiscale ci danno, la politica di welfare e in particolare il rilancio della politica per la spesa sanitaria pubblica universalista è fondamentale. In parallelo ci vuole quello che è già stato detto, cioè una politica industriale che vada al di là del decreto Cerotto, che dà soldi ai redditi delle persone per evitare un impoverimento drammatico, e dà soldi alle imprese per evitare che chiudano con un'ondata generalizzata di difficoltà economica, ma bisogna dire alla Confindustria che non si può pensare che siamo in una logica liberista ancora adesso, in cui il mercato e le imprese sanno fare quello che è meglio per il paese e più efficiente dal punto di vista economico nel breve e nel lungo periodo. No, ci vuole un programma che ricostruisca una capacità produttiva nei settori che sono già stati delineati, sostanzialmente produzioni sostenibili, settori di welfare e salute
e anche una diffusione delle tecnologie digitali in modo non calato dall'alto, con una forte espropriazione delle conoscenze e sviluppo dell'automazione contro il lavoro, come nel modello Industria 4.0, ma con una diffusione delle tecnologie digitali coerenti con le capacità produttive del nostro paese. Un pacchetto di proposte che va in questa direzione l'ha fatto Sbilanciamoci con il documento In salute giusta e sostenibile, che trovate sul sito di sbilanciamoci.info, che è stato lanciato da 40 esperti e personalità dell'associazionismo e dei movimenti, e che sostanzialmente ha ricevuto un largo consenso come agenda alternativa per rimettere la discussione proprio su questi temi e partire dal riconoscimento che ci vuole un nuovo modello produttivo, uno sviluppo di nuove capacità produttive, e l'intervento pubblico è assolutamente essenziale per poterlo costruire in queste direzioni, con sostenibilità, tutela del lavoro, non solo tutela del lavoro dal punto di vista dell'occupazione contro le ondate di licenziamento. Avete visto in America 40 milioni di disoccupati nel giro di un mese vengono messi fuori dalle attività produttive e lasciati senza reddito. Ecco, abbiamo un problema anche di salari in Italia, perché i dati che ci dicono, che ci parlano delle diseguaglianze, ci dicono che il 25% più povero dei salariati italiani nell'arco di 30 anni ha peggiorato il loro salario reale del 20%, quindi abbiamo un impoverimento drammatico che è alla radice poi delle situazioni di marginalità sociale che abbiamo visto esplodere drammaticamente in questi giorni, che non sono state affrontate da politiche sociali adeguate da parte del governo. Tra i 10 punti del documento di Sbilanciamoci c'è anche la riduzione delle diseguaglianze come un asse fondamentale della qualità dello sviluppo che vogliamo ricostruire, e ovviamente la sostenibilità ambientale accanto a questo nuovo ruolo del welfare. Quindi quello può essere una linea di approfondimento da perseguire, e siete invitati ovviamente a contribuire anche con proposte. Credo che questa discussione ci aiuti molto a tradurre anche in proposte concrete alcune delle idee, degli elementi, delle sfide che abbiamo di fronte. Grazie. E grazie a Mario anche per aver ricordato i 10 punti di Sbilanciamoci. Io ho un po' raccolto le domande che sono arrivate, quindi proverei a fare un secondo giro di interventi e le provo un po' a semplificare, anche se sono un po' diverse da loro. Allora, il primo punto, direi che forse abbiamo sottovalutato l'esigenza anche di trovare un coordinamento fiscale fra le economie europee. Questo è un aspetto che non viene preso in considerazione dal Fondo per la Ripresa. Ad esempio, ci sono alcune domande che riguardano è possibile una soluzione all'aumento dei salari in Germania, cioè cercare di limitare un modello di sviluppo tedesco che è basato sulle esportazioni, è questa una possibile soluzione? Poi ci sono domande sul ruolo della BCE, perché la BCE non si muove sul mercato primario, quindi come sappiamo la BCE ha la possibilità di acquistare titoli sul mercato secondario, questa potrebbe essere una soluzione, perché non è stata ancora realizzata. Molte domande sull'Italia, ovviamente sul come saranno spesi i soldi. Una prima domanda si chiede se sarà sufficiente il via libera della BCE all'acquisto di titoli, alla riduzione degli spread per quando arriveremo a un debito pubblico che toccherà il 160-170% del PIL. E poi appunto la questione della governance e della riforma radicale della PA, che secondo chi ci ascolta sarebbe necessaria. In particolare come selezionare i progetti di spesa. E se in questo senso ci può aiutare la condizionalità europea. Sappiamo che per adesso, da quello che si è capito, le condizioni sulla spesa dei sussidi e dei prestiti dovrebbero essere quelle legate al semestre europeo. Però ancora non è chiaro se ci saranno delle ulteriori condizioni sulla tipologia e quale sarà la relazione tra la Commissione e i vari governi nazionali nelle possibilità, nelle opportunità di spesa che verranno date ai governi. Queste mi sembrano le domande che sono arrivate, poi se ce ne sono arrivate anche altre, magari le vedo dopo se ci sono altri spunti
da richiamare. E vi chiederei anche in questo secondo giro di dire un po' la vostra su quale sarà secondo voi, lo accennava un po' Francesco, ma quale sarà secondo voi il compromesso rispetto al fondo per la ripresa, perché diamo le cose per scontate, probabilmente ci sarà sicuramente un accordo, ma in quale direzione? Questo lo chiedo anche per fare un passo un po' più avanti, non solo l'Europa di domani, dei prossimi mesi, ma anche come vedete l'Europa da qui ai prossimi 5-10 anni. Secondo voi il fondo per la ripresa è un progetto che può spingere verso una integrazione dell'economia europea, oppure avremo un'integrazione lenta o torneremo indietro? Qual è secondo voi la prospettiva? Quali sono i vincoli e le opportunità del progetto europeo? Questo ovviamente in chiusura, visto che il nostro webinar si chiama l'Europa che vogliamo, ecco, la domanda è: cerchiamo di capire qual è l'Europa che vi aspettate da 10 anni, l'Europa che vorreste. Possiamo, non so, Anna Maria Simonazzi, vuoi intervenire prima te in questa replica? Tante domande, Coordinamento fiscale. Beh, io credo che sia un punto importante. Siamo in un mercato comune, siamo in una moneta unica, non possiamo avere paesi come l'Olanda, come l'Irlanda, come il Lussemburgo, come Cipro, che fanno dumping fiscale. Questo ormai si sa, anche venuto alla ribalta con la decisione della Fiat di cambiare la sede legale e la sede fiscale. Io credo che questo è una cosa un po' vergognosa, che l'Olanda ci dia lezioni di condotta, di buona condotta, forse potrebbe guardare dentro casa. Credo questo è un primo punto. Sui salari tedeschi, ma noi abbiamo scritto insieme a Dario, a Beppe e ad Andrea che la questione dei salari in Germania è piuttosto complicata, nel senso che non è che tutti stanno bene, cioè c'è stato un dumping salariale anche all'interno della Germania con le riforme Hartz, con la minaccia della delocalizzazione. Dapprima i sindacati più forti sono stati messi all'angolo e hanno abbandonato la difesa di un equilibrio tra i diversi settori per quanto riguarda i salari. E questo ha comportato una segmentazione dei mercati, un dualismo anche nei salari, molto forte in Germania. Quindi credo che sia un problema di... c'è stato un problema di contenimento dei salari per queste ragioni, anche come dicevo, che negli ultimi tempi si era un tantinino allentato, nel senso che poi i sindacati dopo la crisi del 2008, negli ultimi anni, 2015, 16, 17, avevano cercato di ottenere un aumento dei salari. C'è anche un problema forse di produttività, detto da me è particolarmente eccezionale, però io credo che anche noi dovremmo fare di tutto per aumentare la produttività e chiedere anche aumenti salariali noi, forse, no? Ruolo della BCE sul mercato primario, sì, non c'è ragione per cui non intervenga, però ci sono dei trattati che lo impediscono. È sufficiente se interviene per il momento, senza dover cambiare i trattati, visto che cambiare i trattati non è facile, che intervenga sul mercato secondario senza, come diceva Francesco, rispettare quei limiti che si è autoimposti in termini di capital key. Poi lì però c'è sempre la Corte di Giustizia tedesca che può intervenire e quindi anche questo strumento è uno strumento che non può essere tanto tirato, no? Perché siamo sempre sotto schiaffo da parte di qualcuno che dice stai prevaricando rispetto al salario. Sì. Non mi si stava scaricando il computer, scusate. E poi che altro c'era? Sulla governance e la riforma della pubblica amministrazione io credo che sia un punto fondamentale.
noi dobbiamo investire nella pubblica amministrazione, perché se vogliamo attribuire allo Stato questo ruolo di guida, lo Stato deve essere in grado di esercitarlo. E questo può essere fatto solo se ci sono funzionari, se ci sono persone all'interno della macchina statale che sono competenti, che possono parlare negli occhi con le imprese, con i ricercatori, con le banche. Cioè dobbiamo avere una macchina statale efficiente. Quindi io credo che questo è uno degli aspetti in cui noi dovremmo investire per primi. Basta, credo. Grazie. Scusami, tu mi chiedevi un compromesso sul fondo del... Ma io ti ho già detto. Io credo che se noi spendiamo questi primi soldi che ci arrivano per ridurre le tasse, allora il compromesso è finito. Cioè non ci daranno più neanche un soldo, e hanno ragione, no? Se noi mostriamo di saper usare bene queste risorse, allora forse ci potrà essere anche un avanzamento. Cioè dipende, io ammetto tutti i difetti della costruzione dell'Unione Europea e la miopia degli altri governi che ci hanno imposto l'austerità e hanno reso le cose ancora più difficili. Però per Diana, diamoci anche noi un aiutino. Fine. Grazie Anna Maria. Francesco, a te la parola. In realtà Anna Maria ha fatto gran parte del lavoro per me, nel senso che sono in totale accordo con quello che ha detto, soprattutto alla fine. Parto dall'ultima domanda, che forse era più prospettiva. Io penso che il fondo è temporaneo, non poteva che essere temporaneo, e già se riusciamo a portarlo in fondo più o meno con queste caratteristiche alla fine del processo negoziale, già è un buon risultato. L'unico modo per istituirlo era legarlo veramente alla ripresa da questa crisi particolare. Però la storia europea ci insegna che molte cose nate temporanee poi, se hanno funzionato, sono state rese perenni, e quindi effettivamente sta a, non solo a noi, a tutti i governi europei, di farlo funzionare, cioè di far sì che questo fondo non diventi poi alla fine una trappola austeritaria per i paesi che ottengono i fondi con condizioni eccessivamente restrittive, che non hanno niente a che fare con il buon utilizzo dei fondi, e che sia allo stesso tempo usato da chi usa questi fondi per ridurre la divergenza, per investire in tutti i grandi campi di cui parlava Giovanni prima, sanità e transizione ecologica. In realtà lo sappiamo molto bene, sono i 10 punti anche di Mario, li sappiamo molto bene come andrebbero spesi i soldi. Quindi se i soldi vengono spesi per aumentare la convergenza, per aumentare la produttività dei nostri paesi, per riformare la nostra pubblica amministrazione, per modernizzarla, costruire scuole antisismiche a basso impatto ambientale, per rendere più moderno il paese, e da noi come in altri paesi europei, non siamo l'unico paese che ha queste difficoltà, ovviamente a questo punto si potrà a consuntivo andare a dire prendiamo questo strumento temporaneo e trasformiamolo in uno strumento permanente di capacità di intervento comune, come diceva Mario, che era anche quello che dicevo io all'inizio, dell'Unione Europea, che questo è un salto qualitativo rispetto al passato assolutamente fondamentale. Scusate, mi sono perso le cuffie. Se questo succede, a questo punto occorrerà chiedersi, sono d'accordissimo con Mario che l'ha definito il grande scandalo della situazione attuale, bisognerà anche chiedersi, cioè questa cosa dovrà portare con sé anche un ripensamento della filosofia di fondo dell'Unione Europea. L'Unione Europea è stata costruita come un Roberto Tamburini usa, non so se è suo questo termine, mi piace molto, una competition union, in cui sostanzialmente un gruppo di stati legati da legami commerciali e monetari si fanno concorrenza tra loro per rubarsi parti di mercato e base imponibile e così via. Questa cosa non può continuare, perché ovviamente non tutti i paesi sono uguali. I piccoli paesi lo possono fare meglio dei grandi paesi, perché hanno una domanda interna molto meno sviluppata, quindi possono permettersi di comprimere le loro imposte senza cambiare troppo
il loro modello sociale, mentre i grandi paesi lo fanno soltanto al prezzo di cambiare un modello sociale, di rimettere in questione il welfare e così via. Sono tutte cose che sono legate a quello che diceva anche Giovanni prima. Quindi è chiaro che se si ripensa, se ci si allontana da questa competition union, a un certo punto sul tavolo andrà messo, per esempio, il tema della tassazione, Mario diceva, delle multinazionali, ma in generale della tassazione delle imprese, non soltanto delle multinazionali. Questa è una cosa che bisogna assolutamente affrontare, e la Commissione, che tutti identificano con il cerbero dell'austerità, in realtà ha fatto il suo lavoro, per esempio, su questa cosa. C'è una proposta della Commissione, che c'è un acronimo impossibile, FC, una T e una B, CCCTB, cioè Common Consolidated Corporate Tax Base, che sostanzialmente dice: mettiamo in comune tutti i profitti all'interno dell'Unione Europea delle imprese e poi ridistribuiamoli sugli stati a seconda della presenza in termini di impieghi, in termini di vendite e così via delle varie imprese. Quindi anche se c'è la sede fiscale in Olanda, tu paghi le tasse a ogni paese in base alla tua attività in quel paese. È una proposta della Commissione, è bloccata al Consiglio dal 2013, la Commissione l'ha riproposta nel 2016, il Parlamento europeo l'ha discussa e approvata, il Parlamento europeo non approva, appoggia, diciamo, e il Consiglio non la discute, ma c'è. Quindi forse quando si ridiscuterà, a un certo punto bisognerà anche ritirarla fuori, e paesi come il nostro dovrebbero ritirarla fuori e farne un elemento di negoziato europeo, il giorno in cui saranno più credibili, perché avranno fatto i loro compiti a casa, che non sono l'austerità, ma sono spendere bene questi soldi e utilizzarli per migliorare la nostra crescita potenziale, la nostra crescita di lungo periodo. E sul ribilanciamento dei salari, Anna Maria ha già detto tutto quello che devo dire. Io sono d'accordo con la mia, secondo me siamo in un punto di svolta per il modello tedesco, mi rilascio anche a quello che diceva lei nel suo primo intervento, e questo potrebbe diventare un'opportunità, nel senso che la Germania, che è stato uno dei grandi vincitori dell'euro anche prima della crisi e poi anche a partire dalla crisi, potrebbe vedere questi suoi vantaggi in qualche modo ridursi in questo momento, e soprattutto potrebbe vedere i rischi di un'instabilità cresciuta dell'euro, e questa instabilità cresciuta in parte, o in gran parte, non soltanto ovviamente, è dovuta anche alle sue politiche deflattive. E quindi forse queste politiche che l'hanno servita, che sono state delle politiche che sono state andate a vantaggio della Germania fino ad oggi, potrebbero oggi essere un po' meno desiderabili per la Germania stessa, e questo potrebbe farci sperare anche quello che diceva Anna Maria a un certo punto, che i salari avevano iniziato ad aumentare un pochettino in Germania negli scorsi anni, quindi questa cosa dimostra che anche loro ci stanno forse, anche se non lo dicono troppo, facendo qualche domanda sul loro modello di crescita trainata dalle esportazioni. Ultima notazione sulla BCE e sul mercato primario. Sì, c'è un problema ovviamente dei trattati che non lo consentono. Onestamente per me in questo momento è un non problema. C'è talmente è anche addirittura un non problema che la BCE compri questi soldi del recovery fund, per rispondere a quello che diceva Mario. C'è talmente tanta fame di attività che abbiano un rendimento anche basso ma sicuro, che questo debito emesso dall'Unione Europea verrà assorbito dai mercati a tassi abbastanza bassi. Cioè, oggi i mercati siamo pronti a dare i soldi a molti paesi per prendersi i loro titoli con tassi negativi. Quindi, anzi, sarebbe quasi meglio che questi soldi non fossero comprati, questo debito non fosse comprato dalla BCE, ma circolasse nei mercati, perché diventerebbe in qualche modo un attivo sicuro che potrebbe in qualche modo spiazzare i titoli tedeschi e i titoli dei paesi del nord, e quindi in qualche modo riportare un po' più di equilibrio anche nei mercati del debito nazionale. Quindi addirittura è quasi auspicabile che la BCE non ne compri troppo. Solo una piccola domanda, Francesco, ancora a te, ma sulle risorse proprie dell'Unione. In realtà il dibattito è lungo, perché sulla digital tax, sulla carbon border tax se ne è parlato molto e finora non si è fatto poco. Da questo punto di vista sei ottimista o pessimista sul fatto? È per lo stesso motivo di scusa, ti ho tagliato la parola. È per la stessa ragione che dicevo prima, nel senso che c'è un problema di filosofia di fondo dei nostri sistemi fiscali, che fa sì che molti paesi non vogliano che ci sia, anche addirittura per quelle basi imponibili che scappano a tutti i 27,
perché ci sono molte, molte imprese, grandi imprese multinazionali, che non le pagano a nessuno le tasse, non solo non le pagano a noi, non le pagano nemmeno l'Olanda, nemmeno, però l'idea di aprire questo cantiere a un certo punto porterà anche con sé la discussione su è giusto che per attirare attività economica si faccia una corsa al ribasso sull'imposizione delle società, e questa cosa molti paesi non la vogliono. Per cui se riparte tutto, e questo potrebbe, per questo io sono felice che ci sia stata questa proposta della Commissione, sicuramente migliorabile, sicuramente parziale, sicuramente servono più soldi, ma insomma, è un momento Hamilton, come diceva Anna Maria, e se questa cosa genera una diversa dinamica, molte cose che fino all'altro ieri erano assolutamente non realistiche possono diventarlo. Dopodiché l'Europa ci ha anche abituato a deluderci, a fare un passo avanti e tre indietro, quindi chi vivrà vedrà, e non voglio nemmeno dire che ormai andiamo verso un futuro radioso. Ok, grazie Francesco. E passo la parola a Giovanni Dosi, al quale aggiungo anche un'altra domanda, perché mi chiedono anche se è possibile una nuova IRI sulla questione dell'Italia. Mi chiedono anche questo. Vai Giovanni, grazie. Ti volevo dire, partire da Francesco, io sono un po' meno ottimista di te, nel senso che abbiamo un'unione che è un'entità molto contro natura. Abbiamo una moneta che viene prima della sovranità. Non c'è nessun caso al mondo in cui la moneta è separata dalla sovranità. Tutti viviamo in Europa con una moneta straniera, essenzialmente. Siamo come Panama, che c'ha il Balboa, ma il Balboa non esiste, è il dollaro. E quindi non può, Panama non può fare politica monetaria e può fare una politica fiscale molto ridotta, perché è Washington che si decide la politica monetaria e non a Panama City. Ovviamente dal whatever it takes di Draghi alle ultime misure di acquisto, la Banca Centrale sta tentando di ritornare a fare la banca come dovrebbe fare, come fa la Fed, come fanno i giapponesi, cioè di usare in maniera naturale un oggetto, un'istituzione che è nata contro natura, diciamo così. Durerà? Non lo so. C'è anche la possibilità che i tedeschi si autochiamino fuori, perché se la Corte Costituzionale tedesca insiste, è essenzialmente una chiamata fuori della Germania dell'euro, cosa che secondo me non sarebbe neanche, a noi ci andrebbe bene. Una domanda che è relativa a questo, mi diceva, vedevo, dice, ma i soldi ci sono? Beh, i soldi ci sono se la BCE continua a fare questa politica di acquisto. Non importa, sono d'accordo con te Francesco, non importa tanto se è sul mercato primario o sul mercato secondario, basta che le faccia. Se li fa, i soldi ci sono. Io sarei dell'idea, come Soros, che invece l'indebitamento della Commissione, dell'Europa come tale, venga fatto con dei titoli perpetui, cioè dei titoli che non saranno mai rimborsati e che danno un rendimento ragionevole. Non è una novità, Gli inglesi hanno cominciato a farlo alla fine del Settecento, hanno finanziato pesantemente le guerre napoleoniche con titoli perpetui e l'hanno fatto fino alla Seconda Guerra Mondiale. Questo naturalmente, ci sono i mercati finanziari che sono inondati di liquidità. A sottoscrivere anche 3 trilioni
come suggerisce Soros, di titoli perpetui, secondo me non è difficile, a dei tassi di interesse assolutamente ragionevoli. Secondo me, come piano B, anche paesi come l'Italia o la Spagna devono andare verso l'allungamento molto lungo delle scadenze dei loro titoli. La Spagna mi sembra che lo stia facendo. L'Italia non lo so, ma potremmo, specialmente in questo momento qui, in cui la banca centrale compra, noi potremmo emettere titoli a 50 anni, a 60 anni, 100 anni, come fanno gli austriaci. Per cui, yes, sotto queste condizioni i soldi ci sono. E vorrei ritornare però poi alla spesa. I decreti attuali sono, Cavazzuti li ha definiti un attacco a panni, è già una parola buona, insomma, quello che le spese che stiamo facendo sono una protezione nulla o molto bassa ai lavoratori precari, ai piccoli autonomi, una protezione parziale ai lavoratori dipendenti regolari e alle piccole imprese, una protezione quasi totale alle grandi imprese, vedi questo scandalo della Fiat che distribuisce dividendi e chiede più di 6 miliardi di garanzie e noi gliele daremo senza niente in cambio. E una protezione assoluta alle rendite, sia alle rendite immobiliari che alle rendite finanziarie via garanzie sui prestiti. Cioè esattamente il contrario di come dovremmo spendere i soldi. Per cui io sono pessimista sui due lati, diciamo. Sono pessimista sul fatto che l'Unione Europea si possa autoriformare nel lungo periodo e sulle nostre capacità di indirizzare la spesa in direzioni ragionevoli, non dico radicalmente diverse, ma almeno ragionevoli. Spero di avere torto. L'IRI. Yes, bisogna innanzitutto fare un uso migliore delle aziende di Stato che abbiamo, che era già stato detto prima, sono presenti in molti settori, diceva Anna, in molti settori high tech, dalle telecomunicazioni alla militare, sì, però molte delle tecnologie di Leonardo sono double use, le poste, l'ENI, e invece non vengono usate. Quasi sembra che il governo chieda scusa di essere ancora proprietario delle imprese, invece che usarle in maniera strategica. E poi, naturalmente, se ci sono delle imprese che stanno per andare a palla all'aria, lo Stato deve fare, come in Germania, entrare e anche comandare. Questa potrebbe essere l'occasione finalmente per ridurre la frammentazione dell'industria italiana. Lo Stato ci mette i soldi, però riaggrega. Certo, c'è un enorme problema è chi lo fa. Cioè, c'è una tecnocrazia pubblica capace di fare queste cose. Nelle partecipazioni statali, che non si chiamano più così, ma quelle di proprietà del tesoro, ci sono dei manager molto competenti. Nei ministeri mi sembra di no. Mi sembra che sia stato da 30 anni a questa parte ci sia stata l'ecatombe dei super burocrati competenti, per cui crescentemente l'amministrazione è fatta di gente che va dal cinghia di trasmissione, non so, dalla banca
al tesoro invece che di governo. Per cui questo nodo della pubblica amministrazione è il come governare altre imprese in cui lo Stato, se gli dai soldi, deve intervenire. Questo è un problema molto serio. Ed è una mia ulteriore ragione di pessimismo. Poi voglio dire, pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà, proponiamo e spingiamo, ma con il pessimismo dell'intelligenza. Grazie Giovanni. Mario, a te il compito un po' di chiudere, ti girerei solo l'ultima domanda arrivata, cioè come facciamo a convincere i mercatisti e gli antistatalisti che però bisogna fare politica industriale, bisogna spendere i soldi nel modo giusto, come facendo politiche più selettive, come facciamo? A me la parte dell'ottimismo della volontà, quindi. Allora, è vero che abbiamo una difficoltà con la capacità strategica del settore pubblico, ma abbiamo 30 anni di esperienza di incapacità strategica del management privato, perché i disastri di Atlantia, che si compra autostrade, i disastri della Fiat, che no, si accorge adesso che esistono le auto elettriche quando tutti gli altri hanno sviluppato tecnologie e per decenni la Fiat ha rifiutato, metteva fuori legge la FIOM fuori dalle fabbriche, rifiutando di firmare i contratti e dicendo che faceva investimenti che non faceva e dicendo che l'elettrico non era il futuro dell'auto. Vogliamo parlare dell'ILVA, che è stata privatizzata 30 anni fa e adesso per l'ennesima volta sta nei guai. Vogliamo parlare dell'Alitalia, che è passata per almeno una mezza dozzina di investitori privati di vario tipo che dovevano risolvere i problemi e sta di nuovo nelle mani dello Stato, che per fortuna la recupera, la tiene. Allora, stiamo in una situazione in cui per 30 anni c'è stata l'obbligo di privatizzare, la retorica che il capitale privato era efficiente, competente e capace di gestire le cose, e la nostra situazione oggi è che abbiamo il 20% di capacità produttiva industriale in meno rispetto al 2008 e gli investimenti privati sono caduti del 25%. Cioè il capitalismo privato è questo, e questa roba è la fotografia di una incapacità della politica di mettere dei paletti, dei vincoli e avere un ruolo diretto nell'economia. Di fronte a questa crisi, con questo tipo di dinamiche del mercato e degli investitori privati e con questa fuga delle imprese che si trasferiscono in Irlanda, tra un po' alle isole Cayman, è chiaro che non si va da nessuna parte, si va da qualche parte se c'è un ottimismo della volontà che dice la politica riprende in mano un ruolo di orientamento dello sviluppo. Abbiamo per fortuna dei paletti europei importanti, quindi sviluppo sostenibile, Green Deal, traiettoria ad alta produttività e ad alti salari, difendere i diritti del lavoro e rimettere il sindacato e i diritti dei lavoratori dentro questa partita. La Banca d'Italia oggi chiede un nuovo contratto sociale, meno male, invece di chiedere la riduzione del costo del lavoro o la flessibilità del mercato del lavoro, facciamo un contratto sociale in cui si dice ambiente, diritti sociali, diritti del lavoro, alti salari, investimenti pubblici e condizioni per gli investitori privati che vogliono stare in questa partita. Facciamo un elenco molto pratico delle forme di politica industriale. L'avete già detto, cioè, credo che il 60% della capitalizzazione della Borsa di Milano sia in imprese con partecipazione dello Stato. Okay? Quindi la finanza gioca su attività in cui lo Stato regge ancora la partita. Mettiamo tutte queste imprese dentro una sola struttura, può essere la Cassa Depositi e Prestiti, può essere una nuova holding pubblica, ma facciamole fare le cose giuste. Non è possibile che l'ENI oggi sia parte del problema
rispetto al carbon, alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e non parte della soluzione. Mentre l'Enel, ad esempio, ha cambiato strada e ha modificato radicalmente la sua strategia rispetto a quando comprava le centrali nucleari in Europa dell'Est. Quindi abbiamo dei contenuti che vanno messi in modo coerente dentro queste strategie. Se la riduzione dell'effetto sul cambiamento climatico è una priorità, le imprese pubbliche come l'Eni devono adeguarsi a questa direttiva politica che è dell'Unione Europea, del sistema multilaterale che ha stabilito l'accordo di Parigi e deve essere del governo italiano e di tutti i ministeri del governo italiano. E quindi una strategia coerente che raduni in modo integrato tutte queste realtà in cui c'è già una presenza pubblica in Italia è fondamentale. Poi ci sono dei missing, dei buchi. Favoriamo l'energia solare, ma non abbiamo un'impresa che produca pannelli solari in Italia, li importiamo dalla Cina, dalla Germania, eccetera. Facciamo un'impresa pubblica con partecipazione di centri di ricerca, investitori privati, multinazionali stranieri, che abbia l'obiettivo da qui a 5 anni, a 10 anni, di occupare il 20% del mercato italiano su questa roba. Dopodiché questa impresa, se funziona, si rivende, si privatizza, si quota in borsa, si vede cosa fa. Ma ci vuole una combinazione tra strategia industriale nell'interesse nazionale, nell'interesse pubblico, nell'interesse dell'ambiente, dei nostri obiettivi sociali, competenze tecniche e tecnologiche e risorse finanziarie che per adesso possono essere disponibili. Quindi nuove imprese promosse dall'iniziativa pubblica in settori in cui c'è, ad esempio, una politica della domanda. Poi c'è la politica della domanda in sé. Noi adesso stiamo creando uno spazio per una domanda di attività ad alto contenuto digitale, ad alto contenuto di sostenibilità e ad alto contenuto di competenze, senza mettere in rapporto la domanda che si crea con le capacità di offerta. Mentre in moltissime attività si potrebbe costruire, cioè, l'esempio banale dai sistemi di comunicazione a distanza che stiamo utilizzando in questo momento a tutte le attività collegate alla didattica a distanza, eccetera, non abbiamo un soggetto informatico di telecomunicazione italiano che sappia acquisire le tecnologie e fornire dei servizi, perché quello può essere un mercato. Pensiamo alla scuola, perché la scuola deve utilizzare per la didattica a distanza Google, Facebook, Microsoft, eccetera. Si può costruire una capacità tecnologica in ambiti legati al software, alla comunicazione, al digitale, in cui ci sono alcune prestazioni che sono su misura per le esigenze delle attività pubbliche e dei servizi pubblici del paese. Poi c'è un'altra partita, riguarda i sussidi ambientalmente dannosi, cioè abbiamo dei vincoli europei anche che ci dicono di ridurre queste cose, noi di fatto con le politiche vecchio stile stiamo incentivando attività che distruggono l'ambiente, il consumo di suolo, l'uso di combustibili fossili e così via. Questo è un altro pezzo di politica che può spostare la domanda verso attività nuove che devono essere sostenute anche dal punto di vista delle tecnologie, del supporto e degli investimenti. Ultimo strumento importante è che rispetto alle imprese private si tratta di sedersi a un tavolo e di programmare. Ci sono questi soldi come garanzie per i crediti delle imprese, questi soldi per gli investimenti, ma quanti investimenti effettivamente fate? Questi investimenti li discutiamo con il sindacato, qual è il livello di copertura contrattuale, come riduciamo la frammentazione del subcontracting. Dentro Fincantieri ci sono a Monfalcone decine e decine di imprese che operano con decine di contratti diversi, con livelli salariali che vanno da 1 a 100 per lo stesso tipo di lavoro fatto, dall'immigrato illegale al tecnico qualificato e sindacalizzato. Questo modello di uso del lavoro non è sostenibile in un'economia europea moderna. Bisogna dare degli standard anche dal punto di vista salariale e contrattuale che sono importanti. Quindi alle imprese si può chiedere una contrattazione sui programmi di investimenti, i sostegni di mercato
e finanziarie che possono avere, la domanda pubblica. Pensiamo alla domanda pubblica per i mezzi di trasporto collettivo che dovranno essere ridisegnati e sui sistemi di mobilità smart delle città, in cui si tratta di ridisegnare il ruolo dell'automobile, il ruolo del trasporto collettivo e la progettazione stessa delle città. È chiaro, come diceva Giovanni, che qui c'è il peso della rendita e la rendita urbana è uno dei punti fondamentali che andrebbe attaccato in questo ridisegnare la nostra economia, la nostra società. Non è, su ciascuno di questi aspetti abbiamo delle competenze, delle esperienze anche territoriali molto avanzate, delle esperienze organizzative interessanti, delle capacità anche di collaborazione tra imprese private e soggetti pubblici, e dobbiamo costruire da questo. Un po' di ottimismo della volontà, ma anche un rendere esplicito lo scontro politico che dobbiamo fare in Europa e in Italia di fronte al modo con cui vogliamo uscire da questa difficoltà. E mi sembra che questa discussione sia molto utile. Credo che Matteo ci dice poi come la possiamo diffondere, utilizzare e trasformare in un contributo più largo possibile. Grazie. Allora, io ringrazio tutti voi, abbiamo anche sforato largamente i tempi che ci eravamo dati, però la discussione lo richiedeva. Intanto vi dico che l'evento è stato registrato, quindi potete rivederlo su Facebook e sarà caricato anche sulla pagina di Sbilanciamoci di YouTube. Noi stiamo organizzando altri webinar, altri seminari online, e quindi io vi dico che nei prossimi mesi ce ne saranno degli altri, quindi restate li pubblicizzeremo sulla pagina di Sbilanciamoci. È stata la prima volta, quindi grazie ai relatori e grazie ai 150-160 che sono stati con noi. Buonasera a questo punto e grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a voi dell'invito. Ciao.